E siamo allo sport, il calciomercato del Pescara. Salvatore Aloy ancora non si sblocca, le conferme arrivano sia da Pescara che da Avellino, ma il DS biancazzurro Daniele Dell'Icarri aspetterà al massimo sino a questa sera. Tra il centrocampista legato al club irpino sino al 30 giugno 2024 e la società del presidente D'Agostino sembra che ci sia una notevole distanza sulla buona uscita, nessuna delle due parti è disposta a cedere qualcosa. Insomma, il calciatore è ufficialmente in uscita, il suo agente matricano è già d'accordo con il Pescara da giorni, il Pescara che ha proposto un contratto biennale, il Delfino però aspetterà soltanto sino a questa sera. Cancellotti tra i migliori nel test, di cui tra poco vi faremo vedere alcune immagini, ve le riproporremo, è stato tra i migliori nel match con i turchi ieri, la prima amichevole precampionato del Pescara contro la Dana Demirspor di Montella. Potrebbe anche restare appunto Cancellotti, mentre Frascatore è stato richiesto ufficialmente dalla Turris, è stato ufficializzato proprio nel tardo pomeriggio di oggi. Pellacani, difensore centrale classe 98, è arrivato a titolo definitivo dalla Virtus Verona. Alessandro Plizzari, il portiere, è preso a titolo definitivo dal Milan classe 2000, domani svolgerà la prima seduta di allenamento con i compagni di squadra. L'arrivo dell'italo albanese Kraj dall'Atalanta, slitta a mercoledì, c'è un tecnicismo che deve risolvere l'Atalanta. E poi attenzione, perché non è finita per sia Tunis del Monza. Entro venerdì sapremo infatti se il centrocampista greco di piede mancino accetterà o meno il trasferimento. Ci sono comunque buone sensazioni. E poi sempre stand by Pasquale Maiorino, è stato richiesto ufficialmente dal tecnico Colombo, che lo ha già allenato due stagioni or sono alla Virtus Francavilla. Villa, nessun passo avanti, diciamo che a Dell'Icarri piace Giacomo Manzari, classe 2000, di proprietà del Sassuolo, ma in prestito biennale al Frosinone.